Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Allora, siccome ci sono state fatte molte domande sul briefing che ha fatto l'amica Esther sulla questione appunto di andare alla radice e alla causa di questa rottura, come diciamo appunto, tra la Chiesa del passato e la Chiesa di oggi avviata dal Concilio Vaticano II. Molti dicono, beh, ma si accusa così il Concilio Vaticano II, il Concilio Vaticano II è responsabile. Allora, il problema è molto complesso, perché va a toccare, innanzitutto, i modernisti hanno sempre usato paroloni proprio apposta perché innanzitutto sono termini quasi inventati. Vedete l'ermeneutica nella rottura della continuità, della scontinuità, ermeneutica, no? Invece il contrario, cioè la continuità, riforma nella continuità. E l'antropocentrismo, il nuovo umanesimo cristiano, la nouvelle teologie e questo e quest'altro, se noi andiamo a vedere, sono tutti paroloni di questi grandi filosofi, di questi grandi teologi, sì, lo diciamo un po' ironicamente, perché la vera sapienza è quella di Dio. Voi pensate, ricordate i grandi santi, e pensate ai dottori della Chiesa come Santa Caterina da Siena, Santa Teresina del Bambin Gesù, Santa Caterina da Siena era illetterata addirittura, Santa Teresina aveva 20 anni, di un secolo e mezzo fa, insomma, non stiamo parlando di 1000 anni fa. Cioè, la vera sapienza è quella di Dio. Pensiamo alla serva di Dio, la Luisa Piccareta, quello che ha saputo scrivere, la serva di Dio Nennolina, una bambina di 8 anni, morta con un tumore osseo. Andate a leggere che cosa ha scritto sulla Santissima Trinità il secolo scorso. Una bambina di 8 anni. C'è da bearsi di quello che ha saputo scrivere questa bambina. Ma perché? Perché la vera sapienza non è complicata. Allora voi abbiate già bene a mente, là dove, parlando del cristianesimo, parlando della dottrina, parlando di questo Concilio Vaticano II, là dove incominciate a trovare una certa difficoltà di comprensione e tutta una serie di paroloni, abbiate in mente che non è opera della Chiesa Cattolica. E noi pure siamo costretti ad imparare, abbiamo dovuto imparare, Dio solo sa quanto, certi termini, certi concetti. Vedete questa ermeneutica della continuità? Noi per anni abbiamo creduto, ma ci suonava sempre come si va alla ricerca della etimologia dei termini. Per esempio, quando parliamo appunto di antropocentrismo, ecco, ve lo leggo, concezione secondo cui tutto ciò che è nell'universo è stato creato per l'uomo e per i suoi bisogni, per cui l'uomo si viene a trovare al centro dell'universo e può considerarsi misura di tutte le cose, e in sostanza è contrapposto a teocentrismo. Avete già capito? L'uomo al centro, non più Dio. Centrismo, questo mettere l'uomo al centro, questo ha spiegato un po' la Esther appunto nel briefing precedente su questa questione, queste cause della crisi. Questo vuol dire, riusciamo a capire bene quello che sta succedendo? Ecco, noi vogliamo fare questo video
non troppo lungo, speriamo di riuscirci come al solito, per cercare di aiutarvi ad entrare dentro. Adesso noi abbiamo trovato un bellissimo articolo su Gloria TV del 2017, purtroppo non è firmato, ma la pagina è di un certo De Maita, peccato perché non c'è un nome, però è molto interessante quello che hanno scritto. L'errore eretico del Concilio Vaticano II, l'antropocentrismo. Ecco, così vi aiutiamo a capire anche quello che ha spiegato la Esther. Il Concilio non dogmatico, solo due furono i documenti, quindi privo della sicurezza assistenza dello Spirito Santo, qui è un po' relativo perché può anche esserci stata l'ispirazione da qualche parte dello Spirito Santo, non sappiamo dove, francamente, cioè ci stiamo rendendo conto, ridendo e scherzando, che non sappiamo più dove abbia davvero operato lo Spirito Santo, perché la messa che noi oggi viviamo non è quella innanzitutto della Sacrosanctum Concilium, e la Sacrosanctum Concilium non prevedeva questa distruzione della messa, non prevedeva l'abolizione dell'inginocchiamento, non prevedeva la distruzione degli altari, non prevedeva la distruzione delle balaustre. Quindi adesso, per esempio, abbiamo notato che l'altro giorno il Papa nella Basilica di San Giovanni ha celebrato la messa per la dedicazione, l'anniversario della dedicazione della Basilica Lateranense. Abbiamo notato una cosa molto molto brutta. Benedetto XVI si era abbattuto e con un comunicato ufficiale, attenzione bene, quindi dalla cattedra, è infallibile, aveva obbligato, imposto e previsto che tutte e quattro le basiliche romane avessero sull'altare il crocefisso al centro e ai lati i 3+3 candelabri. Il settimo si mette dietro al crocefisso quando celebra il pontefice, quindi con i 6 candelabri fissi. Lo ha fatto riportare Benedetto XVI perché dopo il concilio, ecco un altro abuso, l'avevano fatto togliere. Quindi hanno tolto Cristo, vedete, al posto del teocentrismo. Hanno tolto il crocefisso dagli altari. Benedetto XVI li ha fatti rimettere nelle 4 basiliche. L'altro giorno il Santo Padre, va bene, per rispetto, il Papa ha celebrato la messa della dedicazione e sono spariti i candelabri con il crocefisso al centro. Ne hanno messo uno appeso che scende dall'alto ma non sta sull'altare. Questo purtroppo noi lo sappiamo il motivo, perché lo disse in un'intervista in Argentina Bergoglio. Riguardo alla riforma liturgica, lui ebbe a dire che l'altare deve essere libero, perché se c'è stato un motivo per cui è stato girato il sacerdote verso il sacerdote deve guardare il popolo e il popolo deve guardare il prete. Assolutamente eretico questo, assolutamente falso. Magari eretico è un po' grosso, ma è falso. È falso. E su questo Benedetto XVI si è sempre battuto. Ecco, questo è un inciso per farvi capire che cosa sta succedendo. È sparito il crocefisso di nuovo da una basilica pontificia. E adesso la toglieranno dalle altre. Toglieranno il crocefisso. Stanno mettendo quelli appesi, ma quelli appesi non li guarderà nessuno durante la messa. Allora, è successo quindi questo, sì, purtroppo, questo spirito, però il concilio, tutte queste cose che noi abbiamo visto e stiamo vedendo, non c'erano nel Concilio Vaticano II. È questo che mette in imbarazzo e crea la confusione, perché non è stato questo il dibattito nel concilio, ma c'entra questo antropocentrismo. Quindi
Questo concilio pastorale, perciò non dogmatico, Vaticano II, ha una instabile ferita prospettiva eretica, ossia il rifiuto e la negazione del teocentrismo e la scelta ad affermazione dell'antropocentrismo. E questo purtroppo, bisogna dirlo, viene da un certo gesuitismo modernista, viene da De Lubac, viene da Maritain, viene da molti altri che purtroppo oggi vengono ancora difesi da chi denuncia queste derive. È assurdo, vedete la confusione, la cecità. Quindi è cominciato con il Papa Giovanni XXIII, è cominciato prima naturalmente, ma Pio XII questo l'aveva condannato, perché si era capito. Quando lui fa due encicliche, adesso non mi viene il nome, Humani Generis, infatti, il genere umano, fa capire che il teocentrismo è Dio, è Cristo il nostro centro. Se noi togliamo Cristo, chi ci mettiamo? L'uomo, antropocentrismo. E questo pallino ce l'ha avuto Montini. Montini. Questa immagine di questo umanesimo, adesso sentirete dire umanesimo cristiano, il nuovo umanesimo cristiano non esiste, non esiste, perché per 2000 anni è stato Cristo la misura del nostro umanesimo ed è stata una delle denunce fatte da Ratzinger 3 giorni prima di diventare Papa, nel 2005, il famoso discorso, omelia che fece nella elezione nella messa pro elegendi romano pontefice. Quindi vedete, certamente è un po' complessa la questione, ma ce la possiamo fare, ad aiutarci a capire. Quindi, come pontefice, però, è stato Giovanni XXIII a sdoganarlo. E il suo principio pastorale disse: cerchiamo piuttosto quello che ci unisce e tralasciamo quello che ci divide. Buonista, pacioso in apparenza ma profondamente insidioso e sviante. Perché la parola di Dio, il Signore Gesù, il Vangelo, non insegnano mai queste cose. Il Signore Gesù ha insegnato la verità, il bene e la santità, quello che appunto ha tentato di spiegare la Ester. Non ha potuto fare unità con tutti, non perché lui non lo volesse, ma perché coloro che non accettavano di credere in lui lo facevano perché non cercavano la verità, il bene e la santità, così come sono autorevolmente consegne e garanzie rivelati dalla parola di Dio. C'è la questione famosa del pro multis, per molti, non per tutti, durante la consacrazione, si dice hanno già cambiato le parole. Sì, questo è stato un dibattito molto aperto. Innanzitutto, attenzione bene a una differenza. Quando parliamo, state bene attenti, della parola della consacrazione. All'interno della consacrazione nella messa non stiamo parlando di tutto il canone. State attenti, le parole di consacrazione che convalidano la consacrazione sono queste: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Punto. Queste sono le parole di consacrazione, non il canone. Per cui uno dice, beh, ma hanno cambiato questo, hanno aggiunto, hanno tolto, hanno fatto. No, no, queste sono le parole che rendono valida la messa con gli altri 3 elementi. Quindi hanno detto, poi c'è quando l'offerta per il calice che dice appunto, questo è il calice offerto per tutti. In realtà la versione vulgata in latino dalla traduzione greca originale diceva appunto per molti, pro multis. La traduzione in italiano, lasciamo perdere le altre traduzioni nelle altre lingue, ecco perché si usava il latino, perché così era uguale per tutto il mondo, è stata cambiata in Italia con il per tutti. Benedetto XVI ha fatto una lettera ai vescovi tedeschi cercando di indirizzarli a ricambiare, cioè a ritornare al pro multis. Non l'hanno ascoltato. Noi abbiamo fatto un video. Se andate nella,
nella ricerca, nella cerca lì del nostro canale sui video e fate Promulti se lo trovate. C'è pure collegato l'articolo e la lettera di Benedetto. Questo per farvi capire, va bene, i cambiamenti che non sono però partiti dal concilio in quanto tali. Il problema nel concilio con questo antropocentrismo ha prodotto delle conseguenze disastrose, che sono quelle che stiamo vivendo. Ecco perché diciamo che Bergoglio non cade dal pero, e che Giovanni Paolo II, Montini prima, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI sì, hanno denunciato, ma non hanno corretto. E questa è una realtà. Ecco l'ermeneutica della discontinuità e della continuità. Così, diciamo, chi dice che c'è qualcosa che non va al concilio di su, il concilio di giù, sia da una parte che dall'altra, vengano accusati di ermeneutica della rottura. Mentre quelli che si trovano in un certo equilibrio, come eravamo anche noi, ermeneutica della continuità. Ma così abbiamo visto che non funziona. Non è uno specchietto per le allodole. Noi pensiamo che Benedetto XVI ci abbia provato, ma ha fallito. E la sua rinuncia è un esempio, è una prova. Dunque, è per questo che l'unità religiosa con tutti è impossibile. Era già stato detto esplicitamente nel primo comandamento del Decalogo. Guardate, questo testo è del 2017, la Pachamama è arrivata oggi. Non so se ci rendiamo conto. È stato detto esplicitamente nel primo comandamento, un solo Dio. Non si può fare unità religiosa con chi rifiuta il vero Dio rivelato, ma neppure, attenzione, con chi lo accetta e convive con gli idoli. Perché adesso vedete che stanno dicendo, ma quelle persone, quella sciamana che ha fatto il rito il 4 ottobre davanti al Papa, ma quella è battezzata, ha ricevuto la comunione dal Papa, ha ricevuto l'Eucaristia, la messa. È una sacerdotessa della Dea Madre. Vedete che vi fanno passare? Ma è cattolica. Quindi tutto bene. E no, non va tutto bene. Capite? Vedete i passaggi piano piano, piano piano, piano piano, che cosa stanno facendo e dove ci stanno portando? Questo è del 2017, ma ci siamo arrivati. L'idolatria. Il seguire i falsi dei è sempre stato considerato dalla Bibbia il più grave dei peccati. Il Concilio Vaticano II, perciò, in Gaudium et Spes, citata appunto dalla cara Esther, che infatti vi ha spiegato, calcolate voi che il briefing deve essere breve perché vi deve portare a fare delle domande e vi deve spingere a fare poi delle ricerche anche voi. Noi poi vi mettiamo i link sotto e quindi piano piano fatela anche voi questo piccolo sforzo. Lo so, è complesso. Voi pensate che sono 15 anni che noi stiamo studiando queste cose. Allora, il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes al numero 24 afferma, attenzione bene, Homine qui in terris, sola creatura, est quam Deus propter sepsam voluerit. Che significa? L'uomo, il quale in terra è la sola creatura che il Dio abbia voluto per se stessa. C'è si sta insinuando qualche cosa. Per esempio, nella Gaudium et Spes, il numero 12, anche qui tutto quanto esiste sulla terra deve essere riferito all'uomo come a suo centro e a suo vertice. Ora, se vi ricordate il catechismo detto San Pio X, dice chi è Dio, no? Dio è il creatore, l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra, no? E poi dice perché siamo stati creati, no? Perché l'uomo è stato creato? Per conoscere Dio
servirlo, adorarlo, amarlo e ricongiungersi a lui. E invece qui c'è un ribaltamento. Tutto quanto esiste sulla terra è riferito all'uomo, deve essere riferito all'uomo come a suo centro e a suo vertice. No, quanto esiste sulla terra, che riferito all'uomo, deve essere portato al suo centro che è Cristo. Vedete che hanno tolto? Questa era la parte corretta. È qui l'inganno. Ribadito dal discorso di chiusura del Concilio Vaticano II di Paolo VI, il 7 dicembre del 65, questa è una frase veramente drammatica per noi, guardate che sono anni che ci siamo battuti su questa frase, non pensiate che si ragioni così a freddo. L'uomo osa dirsi principio a ragione di ogni realtà. La religione, attenzione bene, del Dio che si è fatto uomo, si è incontrata con la religione, perché tale è, dell'uomo che si fa Dio. Anche noi più di tutti siamo cultori dell'uomo. Questo è l'umanesimo. Una religione come la cattolica, la quale nella sua forma più cosciente ed efficace, quale è quella conciliare, tutta si è dichiarata in favore ed in servizio dell'uomo. Dov'è l'inganno? Che ci sta che la Chiesa, Dio, la nostra fede è tutta a servizio dell'uomo. Ma come spiegava la Esther nel briefing? Ma per portarlo alla conversione, per liberarlo dal peccato, la conversione, l'assoluzione del peccato, il battesimo che toglie il peccato originale, i sacramenti che ci danno la grazia. E invece qui c'è un ribaltamento chiarissimo. L'uomo, la religione del Dio che si è fatto uomo, si è incontrata con la religione perché tale è dell'uomo che si fa Dio. La religione dell'uomo che si fa Dio, in poche parole, Paolo VI sta dicendo che la Chiesa ha fatto pace con gli eretici. Ha fatto pace con i filosofi atei, agnostici. Che la Chiesa ha fatto pace con tutta una corrente tra il 700 di più l'800 o i primi del 900, di tutta quella corrente che ha portato al nuovo umanesimo. Eccolo, questo è il nuovo umanesimo cristiano. Un ribaltamento. Vedete, da qui poi si è tolta il centro, cioè togliendo Cristo dal centro, si è arrivato così a togliere adesso, oggi, lo stiamo vedendo, la divinità. Lo vedete sempre più un Gesù solo uomo. Sì, Dio si è fatto uomo, ma noi restiamo creati a immagine di Dio. Dio, facendosi uomo, non si è fatto a nostra immagine, ma si è fatto uomo per ripulire la nostra immagine fatta a immagine, la nostra creazione fatta a immagine di Dio, deturpata dal peccato. Dio resta Dio, Gesù resta Dio. Gesù resta Dio. Quando San Paolo dice che si spogliò, si umiliò, no? Adesso il pezzetto ai Filippesi mi pare che non considerando un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma si spogliò, è questa umanità con la quale si è rivestito, ha rivestito questa sua divinità, questo suo essere Dio. Lui lo ha portato all'interno di questo corpo che ha accettato perché venisse purificato. Questa carne che doveva morire al peccato. Guardate che ribaltamento, infatti oggi Gesù non è più Dio, ma un grande superuomo.
Quindi avete capito la frase gravissima? Stiamo parlando di un documento ufficiale del discorso di chiusura del Concilio Vaticano II di Paolo VI del 7 dicembre del 1965. Noi su questa frase ci siamo stati sopra gli anni, per studiarla, ribaltarla, provare, cercare. Quindi queste sono le dannose conseguenze di un'amicizia tra l'altro Giovanni XXIII e Paolo VI, qui dice con la massoneria e il marxismo. Noi siamo più propensi che con la massoneria, che c'è tutta, ma non vogliamo entrare in merito a delle accuse specifiche sui papi massoni, perché c'è una bellissima profezia. Non è una profezia, la Cristina Siccardi, scrivendo il libro sulla vita di San Giovanni Bosco, ha fatto un bellissimo testo dove ha riportato dai diari del santo proprio un intero passaggio della massoneria del 1800 qualcosa, per l'inaugurazione della massoneria in Italia, quindi 1814 mi pare, o giù di lì 17. Dove c'è proprio descritto una cosa aberrante, che la massoneria non avrebbe mai voluto un papa massone, ma che di un papa gli sarebbe bastato avere il mignolo, l'appoggio, conscio od inconscio, e loro avrebbero vinto. Vi metteremo il link, andatevela a leggere. Ci sono riusciti. Alla massoneria non serve avere papi massoni, ma interessa avere persone della Chiesa, all'interno della Chiesa, dalla mentalità massone, dalle idee massoni. Quindi però c'è un certo marxismo, ci dispiace. Montini era comunista, socialista, va bene, forza, siamo buoni. Montini era socialista. Montini è colui che ha spinto, ha aperto, appoggiato la Democrazia Cristiana in un gemellaggio con la sinistra dell'epoca, degli anni 70. E qui ci sarebbe da aprire, ma fermiamoci, lasciamo la politica, però è così, studiatevele le cose. Quindi, errore accettato e portato avanti da tutti i suoi successori. Ve l'abbiamo detto, la Esther nel briefing vi ha citato un link, un articolo che noi abbiamo fatto sul modernismo, come ha fatto questo modernismo ad entrare nella Chiesa. Ecco, vi abbiamo portato le prove. Se ci volete credere, bene, se no noi lo sosteniamo. Giovanni XXIII, Montini, Wojtyla e Ratzinger erano e sono tutti e quattro modernisti. Ci dispiace, nessuno si offenda, però noi sosteniamo, perché gli studi ci portano anche a questo, che bene o male un po' Paolo VI, ma soprattutto Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno tentato di mettervi dei paletti, perché l'avevano capito, ma l'esempio che noi abbiamo fatto, una spina nella carne, se tu non la togli, ci puoi buttare sopra tutto il disinfettante che vuoi, ma quella spina continuerà a pullulare e continuerà a spargere l'infezione. Non guarirà. Tu devi togliere quella spina del modernismo, devi togliere quella spina dell'antropocentrismo, devi togliere quella spina dell'umanesimo. Non l'hanno fatto, loro hanno cercato di riparare. Non vi dimenticate che è stato Giovanni Paolo II a premiare De Lubac, il gesuita umanista appunto, con il cardinalato. Non vi dimenticate che Maritain,
è ancora tutt'oggi appoggiato e sostenuto persino da una certa frangia conservatorista all'interno della Chiesa, che accusano il Concilio ma difendono Mary Taine. Com'è possibile questo? Non lo so, non sappiamo. Vedete, si continua, insomma. Quindi, massoneria e marxismo certamente nei livelli bassi per meglio diffondersi ed acquisire simpatizzanti ed adepti si presentano come antropocentriche, cioè rivolto tutto al servizio dell'uomo. I preti di strada, questa è un'altra responsabilità che secondo noi, per esempio, hanno Pio XI e Pio XII, perché i preti di strada, no, i cosiddetti preti poveri, eccetera, già c'erano. Pio X dette un freno, e il buon aiuti, poi scomunicato, è un esempio. Quindi Benedetto XV campò solo 5 anni, forse non ebbe il tempo, ma Pio XI e Pio XII non hanno fatto nulla. E ci siamo tenuti tutta una serie di sacerdoti detti di strada. Alla Don Ciotti, ok? Ci siamo capiti? Scusate. Rivolte quindi al servizio dell'uomo, ma non più al servizio di Dio. Lo vedete il ribaltamento? O meglio, io servo l'uomo, servendo l'uomo servo Dio. È qui l'inganno, perché è vero, da una parte è vero, tutto ciò che avrete fatto ad uno dei piccoli, di questi piccoli l'avete fatto a me, lo dice Gesù. Ma chi è che nega questo? Ma chi li ha fondati gli ospedali? Mi nonno? Chi li ha fondati? Carlo Marx? No. Chi li ha fondati? Nietzsche? No. Chi li ha fondati? La Chiesa Cattolica. Perché neppure i protestanti li hanno fondati. Dopo sono venuti, hanno imitato. Ma è stata la Chiesa la prima a fondare i ricoveri. Andatevi a vedere l'isola Tiberina, andatevi a studiare la storia del Fate Bene Fratelli. Allora, di che stiamo parlando? Quindi è evidente che però il discepolo di Gesù, il discepolo, il convertito, vedete che Gesù dice, qualsiasi cosa avete fatto, a chi lo sta dicendo? Ai suoi, quindi c'è prima un passaggio, prima ti converti, prima metti Dio al centro, metti Gesù Cristo al centro, e allora fai, perché? Perché lo dice Gesù, senza di me non potete fare nulla, quindi se non possiamo fare nulla senza Cristo, come facciamo ad essere a servizio dell'uomo senza il Cristo, oppure relegandolo al cantuccio? Questo hanno fatto questi preti. Il servizio all'uomo, e attraverso l'uomo si serve Dio. Sì, ma hanno tolto il servizio a Dio, Dio al primo posto. Qui sta l'inganno, che non te lo hanno detto, e mica sono stupidi. Ma ragazzi, guardate che il demonio è subdolo, si presenta con aspetti interessanti, ammalianti. Guardate, stiamo a discutere con una tizia, allucinante, che si dice pure catechista, se ve l'andate a vedere in community, al video che abbiamo messo su Maria Simma, andatevi a leggere quei commenti. C'è una allucinante che prende Gesù tra le braccia e lo coccola e mi dice a noi, che siamo arroganti per le risposte che gli stiamo dando, che le stiamo dando. Ma vi rendete conto? Questa va a insegnare che va bene così perché si deve coccolare Gesù. Che bello la tenerezza! Ma lo vedete quanto è subdolo il demonio? Poi gli arroganti siamo noi. Quello che questa catechista dice di avere in mano è un peluche per lei. È un ritornare indietro, è una morbosità, va bene? Chi tiene Gesù in mano, l'ostia santa in questo modo, è morbosamente piegato a vedere, a coccolare un peluche, è una morbosità sentimentale romanticistica.
Scusate, ma questi sono tutti i frutti purtroppo di queste cose, questo apocentrismo, e questo antropocentrismo, lo so, è difficile anche per me. Dunque, quindi, la sana filosofia, cioè quella cristiana, in cui la mente funziona normalmente e logicamente, noi vi invitiamo qui a scoprire, a studiare, a leggere Stefano Fontana. Chiaro? Leggetelo, studiatelo, approfondite, ha fatto un libro sulla gnosi e che ve lo spiega, guardate, in maniera molto elementare, e la chiesa di Karl Rahner, e voi capirete tutto quello che stiamo dicendo. La rivelazione divina insegnano ripetutamente e chiaramente il teocentrismo. Se non mettiamo Dio al centro, arrivederci. E lo dice la scrittura, 1 Corinzi 8:6, c'è un solo Dio, il Padre dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui, e un solo Signore Gesù Cristo in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. Ai Colossesi 1:15, Egli, Gesù, è l'immagine del Dio invisibile. Vedete? Ma dov'è sto Dio di Abu Dhabi? Ma da dove scappa fuori? Ma se lo tenessero, sia la Pachamama, la Dea Madre, ma che si tenessero tutti i loro idoli. Se un imam firma un documento che parla del Dio unico, accendete la lampadina, perché non parla di Gesù Cristo. Perché se parlasse di Gesù Cristo, lui sarebbe adesso accusato di essere un infedele e di apostasia dall'Islam, perché il Corano lo dice, Gesù non è Dio. Ma se l'imam ha firmato quel documento, vuol dire che leggendolo, e noi l'abbiamo letto, scusate, e non solo noi, ci sono stati due cardinali che l'hanno denunciato come eretico del primo comandamento. Noi l'abbiamo letto, non c'è traccia di Gesù Cristo, c'è un Dio generico che va bene per tutti. Dice, beh, però è messo al centro. Quale Dio? Quale? San Paolo, Colossesi 1:15, egli, Cristo, è l'immagine del Dio invisibile. Il nostro Dio ha un volto e ha un nome, Gesù. Poi mi dicono di non arrabbiarmi. Ma ci rendiamo conto? Egli, il Cristo, è l'immagine del Dio invisibile. Lo dice San Paolo, primogenito di tutta la creazione, in quanto poi uomo relazionato, ha preso questa carne da Maria. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui, attenzione bene, e in vista di lui. Gesù è ieri, oggi e sempre. Gesù era prima. Il progetto del padre con il figlio era già prima. Non fateci domande perché la risposta non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. È un mistero. Sant'Agostino parla del mistero dell'amore di Dio, che tutto aveva previsto, cioè del nostro peccato, eccetera, eccetera. Il Venerdì Santo perché la chiama Felix Culpa? Anche perché ci ha guadagnato il Dio fatto uomo, ci ha guadagnato questo Cristo. Ma resta un mistero, quindi è inutile che lo andate a sondare. Prendere o lasciare, il pacchetto è così. Quindi, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose, dice San Paolo, prima la lettera ai Colossesi, capitolo 1, 15, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. Lo ripetiamo? Perché sia lui, Gesù Cristo, ad avere il primato su tutte le cose. Vi abbiamo dimostrato come da
Paolo VI, Giovanni XXIII, questo primato è sparito. Efesini 1:9, facendoci conoscere il mistero della sua volontà di Dio, cioè di ricondurre a Cristo unico capo le cose tutte, quelle del cielo e quelle della terra. Filippesi capitolo 3:21, Gesù Cristo trasformerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che gli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Ebrei, dice sempre San Paolo, capitolo 2, versetto 10, conveniva infatti che Dio, per il quale, mediante il quale esistono tutte le cose, lui che conduce molti figli alla gloria, non tutti. Vi ricordate il promultis? Filippesi 2, 9, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi sulla terra, sottoterra e nei cieli, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quindi il documento di Abu Dhabi, che cosa ha firmato il Papa? Che tra l'altro lo sta imponendo a tutte le scuole cattoliche. Che cosa ha imposto? Il nostro Signore è Gesù Cristo, a gloria di Dio Padre. Poi sempre una ai Corinzi, capitolo 15, 28, e quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch'egli, il figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Eccole il teocentrismo, è tutto questo, tutti questi che vi stiamo leggendo, questi versi, è teocentrismo. San Paolo l'aveva capito, perché state ben attenti, San Paolo è colui che aveva fatto il cortile dei gentili, che oggi viene ribaltato, la questione del Dio ignoto. Lo faremo, perché sennò adesso ci allunghiamo. Quindi, ancora, Apocalisse, capitolo 4, 11, tu sei degno, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. O Signore Dio nostro, sta parlando l'Apostolo a Gesù glorificato, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono. E poi la prima Timoteo 1,17, al Re dei secoli, Gesù Cristo, incorruttibile, visibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli, amen. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile, unico Dio, qui il saluto è trinitario. Il famoso gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, da dove ci deriva? Dai saluti delle lettere apostoliche, eccetera. Quindi possiamo andare avanti. Arriviamo alla conclusione. Purtroppo l'antropocentrismo, questo gravissimo peccato di superbia, di che cosa ha parlato l'amica Esther, appunto, di superbia, questa radice di tutti i peccati, perché la sintesi del modernismo, il modernismo non è una eresia, è la sintesi di tutte le eresie ed è poggiato dalla superbia, è l'attuale quindi ripetizione, riedizione del peccato di superbia e di orgoglio di quegli angeli che non accettarono di essere semplici creature, cioè di essere creature, ma hanno voluto mettersi alla pari con Dio e quindi sono decaduti a demoni. Isaia 14, 12, tu pensavi, questo lo sta dicendo appunto a Satana, tu pensavi salirò in cielo sulle stelle di Dio e innalzerò il mio trono, mi farò uguale all'Altissimo, e invece sei stato precipitato negli inferi. Qui c'è Isaia al capitolo 14 che racconta appunto la fine di Lucifero. Ed è identico peccato originale di superbia anche della prima coppia umana, Genesi 3:4, non morirete affatto, anzi Dio sa che se ne mangiaste, quell'accettare di essere creature o accettare da Dio tutto, si aprirebbero i vostri occhi e diverreste come Dio. E allora la donna prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche al marito. Da questo errore fondamentale,
Da qui l'errore fondamentale, il rifiuto di mettere Dio al centro. Teocentrismo vuol dire questo, teos, Dio, centrismo. E ribellione a Dio e la scelta superba dell'uomo centrismo, antropocentrismo, l'antropologia, l'uomo praticamente al centro. Ingannevole mascherato dagli ecclesiastici di fedeltà all'incarnazione. In verità noi stiamo assistendo a una pastorale che piano piano ci sta spingendo a una infedeltà all'incarnazione di Dio fatto uomo, relegandolo esclusivamente a un fattore carnale, il superuomo. Poi te lo dicono, per carità, Gesù non era mica un superuomo, Gesù era Dio, è venuto a salvarci. Ecco, questa schizofrenia pastorale è quello a cui stiamo assistendo oggi. Perché ovviamente non te la possono fare sporca tutta quanta. E un papa non può dire l'eresia. Dice, ma allora che sta facendo? E la sta facendo passare sotto gamba. Nella pastorale, questa è una, però vi stiamo dimostrando che Bergoglio non cade dal pero. Bergoglio è figlio di questo spirito del Concilio Vaticano II. Andatevi a leggere il dossier sul gesuitismo, noi stiamo cercando di aiutarvi a capire qualche cosa. Ecco, io non volevo essere lunga, spero di non essere stata, ma le domande sono state tante, ci fa piacere perché vuol dire che questi briefing interessano. Fateveli interessare, ve lo chiediamo con tutto il cuore, noi non ci guadagniamo nulla, forse un riparo a qualche peccatuccio fatto, a qualche peccato, che il Signore ci perdoni, però aiutiamo a capirci, dobbiamo imparare ragazzi o reimparare il cristianesimo, il vero cattolicesimo, quindi stiamo scegliendo tra la verità di Dio, la vita e il paradiso da una parte e la menzogna, la morte e la dannazione dall'altra. Ecco, questo è, diciamo, la Esther vi ha fatto una sintesi di un qualche cosa che io adesso vi ho specificato perché abbiamo visto che l'argomento interessava molto e quindi ci auguriamo che questo possa essere così tornare utile a molti. Va bene? Diciamo un'Ave Maria per la conversione di tutti i pastori, nostra. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Requiem eterna dona eis Domine, te lux perpetua luce a teis, requiescat in pace. Amen. Ricordatevi quindi il teocentrismo. Se non mettiamo Dio al centro, la nostra vita è completamente sprecata ed è inutile, inutile. Se poi lo facciamo con cognizione di causa, tanto peggio per noi. Ci sarà dato ciò che avremmo scelto. Se noi abbiamo scelto di non mettere Dio al centro, la pagheremo cara. Semplice. Dio è giusto giudice e ci lascia il libero arbitrio. Noi lo stiamo usando così. Laudetur Jesus Christus, Ave Maria e grazie.